Salve a tutti! Oggi iniziamo una lunga serie di video per la Prochima. È una nota società che vende resine e componenti, sia per hobbisti che non. I loro prodotti sono di altissima qualità. Io ne ho provati diversi, ho provato la resine trasparente, avevo provato il Sintafoam, avevo provato anche quello in plastilina per fare componente A e componente B per fare gli stampi e tutte le cose che ho fatto con questa ditta, cioè con i materiali di questa ditta, sono sempre venuti perfetti, cosa che non è così con altri di un'altra casa che avevo provato per fare per vedere la differenza. Infatti sono tornata sulla Prochima, anzi ora sono felicissima perché ho una collaborazione con loro, quindi ancora più prenderò i prodotti da loro, che li ho sempre consigliati anche a tutte le mie amiche. Provare anche quello trasparentissimo perché ho intenzione di incominciare a fare i bijou, ma questa volta con perle fatte da me, cioè in resina. Proverò anche quella trasparentissima. Comunque oggi iniziamo con un prodotto chiamato Duraloid Coat Plast ed è questo. Vedete? Si presenta in due confezioni così, componente A e componente B. Questo è nato inizialmente per il polistirolo, ma è versatile perché si può usare anche su altri materiali, quali metallo, legno, plastiche, vetro resina. Però tutti questi materiali, prima di essere trattati con questo materiale, bisogna pulirli e carteggiarli. Duraloid è un formulato tixotropico e si applica direttamente sul polistirolo. Si può applicare a spruzzo e a rullo. Io preferisco a pennello perché è più semplice per me. Comunque, quando voi acquisterete il prodotto, vi verrà mandato una piccola guida e vi dirà anche come fare per sia a spruzzo che a rullo. Io, come ho detto, uso a pennellate, quindi non vi sto a dire quello che c'è scritto, altrimenti verrebbe un video troppo lungo. Questi due componenti si mescolano insieme e come rapporto hanno 120, quindi 100 ml di questo vale 20 di questo. Se invece fate 200 di questo, logicamente sarà 40 di questo. Con questo prodotto ogni pennellata che diamo fa uno spessore di 0,5 mm, quindi più spessore vogliamo, più passate dobbiamo dare, a seconda dello spessore che appunto vogliamo fare. Poi un'altra cosa bella di questo prodotto è che se diamo pennellate in verticale non cola, e una volta asciutto è molto resistente all'urto. Per altri modi di applicare, come abbiamo detto, vi attenete comunque alle guide che vi verrà mandato in mail. Poi mi raccomando, un'altra cosa molto importante è che quando usate questi prodotti dovete munirvi sempre di guanti e occhiali e indumenti appositi per questi lavori. Io di solito uso sempre tutti i contenitori usa e getta e una volta che ho finito li porto presso i rifiuti autorizzati. Bene, fatto questa breve panoramica, io utilizzerò Duraloid Coat Plast per una testa di polistirolo, che è questa. Questa è una testa che io uso nei mercatini quando faccio le berrette di lana, e siccome ho sempre paura di rovinare, do appunto questo prodotto in modo da plastificarlo. Poi userò anche in questa scatola di metallo.
voglio provare questo prodotto. Per fare ciò ho pulito con alcol per sgrassarlo e poi gli ho dato un po' di carta vetrata molto sottile in modo da renderla un po' opaca. Così lo coloro e poi dopo gli farò il mix media qui sopra. Poi in un altro video vi farò vedere come farlo appunto al mix media. Dimenticavo, Duraloid è un prodotto che asciuga in tempi non tanto brevi. L'indurimento al tatto è di circa 8 ore, ma l'indurimento completo è di 72 ore, per quello che vi dico di farne tanti, tanti pezzi, in modo che quando volete fare il lavoro li avete già pronti. Ora mi sposterò in un'altra postazione perché, come sapete, questi prodotti è sempre meglio farli all'aria aperta o in un garage. Io ora sono in cucina e non lo voglio fare qui dentro. Non so come sono, se ha odore o meno, perché è la prima volta che lo uso. Preferisco all'aria aperta. Qui ci vediamo nell'altra postazione e vi faccio vedere come si mescolano i prodotti, poi lo andremo a pennellare sopra questa testa e sopra alla mia scatola. Bene, ora siamo nell'altra postazione e vi faccio vedere come miscelare i prodotti. Per quello ci vogliono i guanti, un contenitore e una bilancia per pesare i prodotti della quantità giusta. Bene. Ora prendiamo i prodotti, il componente A e il componente B. Prendiamo io ho preso questo cavezzavite per far leva e aprire, ma attenzione perché è molto duro da aprire e può succedere che vi sporchiate. Quindi attenzione, piano piano, e apriamo i contenitori. Ok, abbiamo aperto, ora ci prendiamo la bilancia e vi ricordate 100 di questo e 20 di questo. Mi prendo il mio contenitore A. Prima di mettere nel contenitore, mi raccomando, mescolate bene il componente A perché quando aprite è un po' acquoso in fondo e denso sopra, quindi bisogna rimescolare. Fatto questo, io mi prendo il mio contenitore e faccio la tara e mi verso 100 grammi di bianco. Metto da parte questo, mi prendo un altro contenitore piccolo e ci verso 20 grammi di questo. Ecco fatto, pulisco. Ora mi raccomando, chiudete bene i contenitori. Ecco e mescolo con il prodotto A. E mescolo bene finché non vedo che è ha una consistenza, diciamo, morbida, non devono esserci grumi, ok? E continuo così finché non vedo che è tutto uniforme. Bene, ora prendo il pennello e inizio con la mia testa e do pennellate lunghe. Cerchiamo di coprire tutta la superficie.
Bene, ora prendo la scatola che vi ho fatto vedere e inizio a pennellare anche questa scatola. Bene, ora che ho finito anche la scatola grande, le metto ad asciugare per 8 ore, poi ci vediamo per farvi vedere l'effetto. Adesso sto colorando la scatola ed ecco qua che ho finito e le mettiamo ad asciugare. Bene, sono passate 8 ore e quindi al tatto si può dire che è asciutto, ma non lo è perché il prodotto è finito quando passa totale 72 ore, quindi ne deve passare ancora 64. Però si vede la lucentezza che dà questo prodotto qui. Ho passato due mani in modo che io posso colorare questa cornice di polistirolo senza avere effetti indesiderati. Per esempio, mi è successo che ho colorato sul polistirolo direttamente ed erano venute parti più chiare, parti più scure. Con questo prodotto posso liberamente colorare senza alcun problema. Poi vi ricordate la scatola che avevo fatto? E qui ho dato due mani e comunque premetto, questa è la prima volta che usavo questo prodotto. Non ho sperimentato prima, quindi ho fatto il video insieme a voi e ci sono molte imperfezioni, però una volta colorato credo che non si veda assolutamente nulla. E logicamente quando pennelliamo dobbiamo avere magari un pennello più morbido, il che io non avevo, e molto largo in modo da fare pennellate. In pratica pennellate grandi che venga coperto tutto uniformemente. Andiamo avanti. Comunque qui ho dato due pennellate. Poi questa è l'altra scatola grande, vedete qui è rimasto, si vede il sotto perché qui ne ho dato appena una. Poi avevo fatto questa scatola anche e ho voluto fare una prova. Questa aveva in rilievo una scritta e non mi piaceva, anche se andavo a mettere della carta sopra o colorarla, comunque si vedeva questa scritta in rilievo. Ho detto provo a dare molte mani, ecco fatto, ne ho date 4 o 5, adesso non mi ricordo di preciso, e il rilievo non si vede più, è venuto tutto pari. Così io quando la coloro non si vede la scritta della pubblicità di questi cioccolatini qua. E penso che sia proprio un prodotto validissimo. Come ho detto, è la prima volta che l'ho provato. Più avanti farò altri esperimenti. Ho intenzione, come ho detto, di ricominciare a fare i bijou, ma voglio fare le perle proprio fatte da me. E ho visto tantissimi materiali come anche il metal fluid, cioè rame, penso anche argento, insomma, ce n'è di tanti tipi e già ho in mente cose che posso fare. Bene, detto questo, spero di essere stata chiara nel presentare questo prodotto. Farò altri video o altre cose da farvi vedere e non vedo l'ora, perché sono cose che mi servono anche per il mio hobby. Per ora vi saluto e buon proseguimento con i video Prochima. Ciao!